Allarme bomba a Teramo all'Istituto Superiore Milli di via Carducci. Una telefonata anonima alle 9.30 annunciava che c'era una bomba al secondo piano. La scuola è stata evacuata e sono state richieste le verifiche degli artificieri di Chieti e della polizia cinofila. Le forze dell'ordine hanno blindato anche la sede del comune di Teramo, bloccato le strade circostanti e deviato il traffico. La stessa cosa si era verificata qualche giorno fa al liceo scientifico Einstein. Sembrerebbe essere stata nuovamente una burla che non aiuta la rincorsa al recupero dei giorni di scuola persi a causa del Covid. Scoraggiata la preside Caterina Provvisiero. Cose che sono capitate sempre, anche ai nostri tempi, però sono cose incresciose che non dovrebbero capitare, sicuramente frutto di una inconsapevolezza per gioco, di inconsapevolezza della gravità di questo atto o di una mente malata. Io, per essere ottimista, voglio pensare che sia qualcuno che non fa parte della scuola, qualche esterno, qualche amico, qualcuno che ha voluto fare questo gioco. Però mi dispiace, perché arriva proprio in un periodo in cui siamo in una fase di conclusione delle valutazioni, i giorni sono contati, siamo ormai alla fine, e quindi forse per loro era più giusto rimanere in classe a lavorare.